Stamattina vi voglio raccontare una breve storia, un po' triste, ma che per fortuna si concluderà con un lieto fine. Sto parlando di scuola. Lunedì finalmente i ragazzi delle scuole superiori potranno tornare in classe al 50% di presenza. Sono stati riorganizzati i trasporti e dai primi di gennaio propongo alla Regione di fare una grande operazione scuole sicure. La Regione ha ancora 600.000 tamponi non utilizzati che potrebbero essere utilizzati appunto per far tornare studenti e personale scolastico nella massima sicurezza in classe. Credo che sia un'iniziativa che dovrebbe fare la Regione Marche. Mi è stato risposto che il personale non hanno personale a disposizione e quindi noi ci siamo messi alla ricerca di medici e infermieri che abbiamo trovato che pagheremo come comune di Pesaro, oltre 40.000 euro. Giovedì chiamo l'assessore dicendo: allora questi tamponi ce li date? E lui mi dice sì. Con grande collaborazione, e poi ieri mi arriva la lettera della direttrice dell'ASUR che si arrampica sugli specchi e per motivi burocratici dice che questi tamponi non ce li possono dare, quindi meglio che siano lì in magazzino piuttosto che usati per gli studenti. Io credo che sia un atteggiamento istituzionale molto sbagliato, deludente, molto deludente, perché stiamo parlando di scuola, stiamo parlando di giovani, stiamo parlando di studenti, di insegnanti, stiamo parlando del futuro del nostro territorio e non è possibile che la scuola sia sempre la cosa che si chiude prima e che riapre più tardi. Possiamo fare un'operazione in massima sicurezza, ci crediamo, per questo ieri abbiamo deciso come amministrazione, dopo l'arrivo della lettera, di comprare noi i tamponi e quindi a Pesaro dal 28 di gennaio tutti gli studenti delle scuole superiori che studiano nella nostra città saranno tamponati insieme a insegnanti e personale scolastico. È un'operazione di grande sicurezza, probabilmente siamo il primo comune in Italia che si carica una cosa del genere, dovrebbe essere una competenza della regione, ma siccome stiamo parlando di sicurezza e di scuola, ci carichiamo questo onere molto volentieri. Peccato perché avremmo potuto farlo insieme, peccato perché avrebbe dovuto farlo la regione, ma a Pesaro a scuola si torna in sicurezza. Milla della Dora sta organizzando il tutto, i prossimi giorni comunicherà il piano organizzativo.